Non posso che accodarmi a quanto hanno già dichiarato le mie colleghe Carcano e Nanni stamattina sul complesso del, del testo in oggetto e mi interessa presentare particolarmente due emendamenti che però sono collegati sullo stesso punto, di cui ho già avuto piacere di discutere abbondantemente con l'assessore e con diversi consiglieri, cioè lo sviluppo relativo alla metropolitana M5 a nord di Milano, nel fattispecie quindi prosecuzione verso Monza Bettola e Monza Parco. Allora noi quello che diciamo è che attualmente la linea che Metropolitana e Milanese sta paventando come linea di sviluppo è una follia perché andrebbe a servire zone, ampie zone del nostro territorio dove non ci sono case, dove ci sono solamente centri commerciali e capannoni a partire dal famoso centro commerciale Ocean nel quale si vuole sviluppare il nodo di interscambio tra la M1 e la M5. Quindi è paradossale che siccome vogliamo farci finanziare da qualcun altro gli interventi decidiamo di svendere lo sviluppo del nostro territorio e le scelte per servire la collettività sul tavolo degli interessi di chi ha fatto un centro commerciale che non funziona. Quindi fare una fermata di interscambio all'interno di un centro commerciale dove attorno non esistono case è una follia. Quindi di conseguenza ci domandiamo come i progetti di sviluppo possano calcolare l'utenza potenziale dove non c'è abitazioni. Fatta questa premessa, quindi noi quello che chiediamo è di sviluppare il collegamento verso i territori che hanno un alto tasso di densità di popolazione, dove ci sono quindi tanti cittadini che possono usufruire del servizio, tra l'altro in uno spazio molto ridotto. Paradossalmente, per darvi le cifre, Stiamo parlando di portare una metropolitana Monza che ha 122.000 abitanti in un, su 33 km2 di territorio, quindi un'ampia zona, già servita per lo più da, ad esempio in alcuni punti sul, dal treno e vogliamo assolutamente dimenticarci di una zona come Cusano, Bresso e Cinisello che messo insieme fa 119.000 abitanti su neanche 20 km quadrati. Allora noi quello che chiediamo è se bisogna andare a portare la linea lì. Se si ritiene, se i tecnici ritengono che utilizzare questo tipo di collegamento, cioè la metropolitana, può essere utile, bene, lo si faccia, ma senza dimenticare che lungo quest'asse bisogna andare a recuperare gli utenti, perché altrimenti non stupiamoci se poi neanche i project financing funzionano, se si fanno delle linee che non stanno in piedi. Tra l'altro l'ideale era collegare, come ho già detto anche al, al dottor Colombo, la M1 da farla arrivare a Monza perché il disegno era già previsto, però mi è stato spiegato che la M1 non ha capacità di raccolta abbastanza grande per poter so sostenere eventuale aggiunta di utenza, quindi una, mo una motivazione dal mio punto di vista tecnica accettabilissima e quindi posso accettare l'idea dell'interscambio, ripeto, però a questo punto l'M5 che ha già tra l'altro un tratto che va già a collegarsi sotto il Parco Nord perché il momento in cui a Bignami devono girare le metropolitane già arrivano. Su quel territorio basta semplicemente sviluppare un progetto intelligente, quindi quello che noi vi chiediamo è proprio questo, cioè di andare a Monza mandando a servire i territori che hanno bisogno di questo collegamento, altrimenti andiamo a fare delle opere che sulla carta sembrano bellissime e poi alla fine non le utilizzerà nessuno, anche perché sempre su quella tratta per esempio per collegare una parte di Cinisello sono state fatte un raddoppio di costi come la linea 31 e la linea 5 che su Viale Fulvio Testi, Viale Zara corrono insieme una sopra e una sotto, quindi paradossalmente un progetto folle senza giusta pianificazione. Quindi noi riteniamo che sia fondamentale questa cosa, sia fondamentale riuscire a sviluppare in maniera omogenea un territorio utilizzando tutti gli strumenti che ci sono. Chiudo ricordando anche al Presidente Romeo, che oggi non è in aula, che io abito vicino alla eh, fermata Comasina, abito vicino di, della, metro qua, della metro gialla, abito vicino alla fermata di Bruzzano delle Nord, quindi non ho bisogno della metropolitana eh, Lilla personalmente, ma il nostro territorio sì, il territorio in cui io vivo ne ha bisogno e crediamo che sia fondamentale per collegarsi a Milano, altrimenti non stupiamoci se abbiamo Milano congestionata con auto e non riusciamo a cambiare le, il modo di muoversi dei nostri concittadini. Grazie. E